Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi faccio vedere 4 idee pranzo che potete portarvi fuori casa. Se lavorate tante ore al giorno, oppure se andate a scuola e volete portarvi qualcosa di un po' più energico e gustoso, queste sono le mie idee. Allora partiamo subito dalla prima box, che non è nient'altro che un sandwich con all'interno un'insalata di tonno, la cosiddetta tuna salad. Io la preparo così: taglio a pezzettini un sedano, ci metto all'interno anche una vaschetta di tonno, vado a metterci un cucchiaio di maionese, se ne volete di più è a vostro gusto, un po' di spezie, in questo caso metterò semplicemente del basilico e del prezzemolo, mescolo bene e vado a preparare il mio sandwich. Ci metto una base di lattuga, la tuna salad e infine qualche pomodoro tagliato a pezzetti. Se non volete metterci il pane, potete anche semplicemente mettere nella box solamente l'insalata di tonno e portarvi magari qualche crackers. All'interno della mia box andrò a mettere della frutta, in questo caso ho scelto l'arancia e l'ho tagliata in questo modo perché è più facile da mangiare, così mangio solo l'interno e la buccia poi la butto via. Potete anche mettere magari la frutta che più preferite. Ci metto in questo caso un dolcetto, metterò appunto queste gallette di riso col cioccolato. Queste gallette sono pazzesche, io le trovo alla Lidl, le trovo anche all'Eurospin e sono davvero ottime. E poi ci metto i miei sandwich. La seconda box invece prevede un'insalata di riso venere. In questo caso andrò a mettere all'interno una porzione di verdure, quindi delle carote tagliate a pezzettini, se trovate le carote baby sono ancora più dolci e buone, e poi ci metto una porzione di frutta, in questo caso una banana, che taglio a pezzettini e per non farla annerire, visto che dovrà stare tanto tempo all'interno della box, metto un po' di succo di limone, poi ci metto sopra delle nocciole e per smorzare un po' il sapore del limone ci vado a mettere anche un po' di miele. Vi assicuro che è buonissima la banana così. A questo punto sono pronta per preparare la mia insalata di riso venere, quindi vado a cuocere prima il riso, deve stare una mezz'oretta, e in una ciotola vado a metterci tutto il condimento, quindi mais, le olive, pomodorini, in questo caso io sto utilizzando del salmone al naturale, già cotto, quello nelle vaschette per intenderci, ci vado a mettere anche una porzione di ceci, potreste metterci anche dei borlotti se vi piacciono, un po' di olio, mescolo bene e quando il riso è cotto vado ad aggiungere anche quest'ultimo. E anche questa box è pronta. La terza box è un po' particolare perché è dolce, quindi si può mangiare sia per colazione che anche come snack magari durante il lavoro, ma perché no anche come pranzo, a me piace un sacco. E si tratta appunto di questa box con dei mini pancakes. Vado a mettere sempre la mia porzione di frutta, in questo caso vado a metterci delle more e dei mirtilli, uno yogurt al cocco a fianco e vado a preparare i miei mini pancakes. Li faccio così: un uovo, un cucchiaio di miele, 4 cucchiai di farina 00, circa 40 ml di latte, aggiungetelo a poco e il risultato non deve essere né troppo liquido e neanche troppo denso, quindi una via di mezzo, e un mezzo cucchiaino di lievito in polvere. Vado a mettere questo composto all'interno di una sacca poche non bucata, quindi la dovete bucare in un secondo momento. E vado a creare appunto i miei mini pancakes sulla padella. Sono veloci da fare perché si fanno anche prima dei classici pancakes e sono buonissimi. Poi possono essere mangiati anche per esempio nel latte come cereali. A questo punto sopra i miei pancakes vado a metterci questo burro di arachidi fatto in casa. Vi ho messo un post su YouTube dove vi ho chiesto se volevate la ricetta e molte mi avete risposto ovviamente di sì. Quindi un attimo di pazienza, sto preparando il video in cui vi faccio vedere come faccio questo buonissimo burro di arachidi, cremoso e fantastico. Sono sicura che vi piacerà un sacco. E anche questa box è finita. Io direi che questa è la mia preferita. Passiamo all'ultima box,
che contiene questo roll di piadina, buonissimo. E anche questo è facilissimo da fare e velocissimo. Scaldate semplicemente una piadina sulla padella, poi ci mettete sopra della Philadelphia o, se preferite, dello stracchino. Aggiungete il vostro affettato, quindi io in questo caso utilizzerò della bresaola. Ci vado a mettere anche dei cetrioli, questi sono freschi, mi piace proprio sentire il croc sotto i denti, e vado ad aggiungerci anche la rucola. Arrotolo bene e taglio appunto a rondella la mia piadina. Porzione di frutta, in questo caso metterò un melone, e poi questo snack che io acquisto sia all'MD che all'Eurospin, sono dei crackers dolci con dentro i frutti di bosco, sono davvero buonissimi, se non li avete mai provati, provateli. E anche questa box è finita. Le mie box sono concluse, se questo video ti è piaciuto e vuoi vederne altri, mi raccomando lasciami un like e fammelo sapere giù nei commenti. Fammi sapere anche quale tra queste 4 ti è piaciuta di più. Io ti mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!